Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Ghost Runner. In questo particolare gioco ad altissima velocità saremo praticamente un ninja futuristico armato di katana che va in giro a tritare nemici come non ci fosse un domani, ma ovviamente dovremo anche schivare proiettili. Ci sarà un bel po' di parkour e se vengo colpito anche una sola volta ci morirò all'istante, quindi schiatterò veramente un sacco di volte. Per quel che ne so, la nostra unica arma è la katana, mentre invece i nostri avversari saranno armati fino ai denti, saranno molto pericolosi. Dovremo cercare di migliorare le nostre abilità e ovviamente cercare di sopravvivere. È un mondo futuristico utopico in cui la razza umana ovviamente sta attraversando un brutto periodo e oh mio Dio, a quanto pare i nemici sono pericolosi, brutti e pieni zeppi di tentacoli. Sì, vabbè, ciao. No, io ragazzi devo fare veramente tutto sto popo di cose. Se questo fosse un gioco in VR ci sarei già morto 86 volte. Questo dovrebbe essere il nostro principale avversario. Aia, qualcuno è stato ucciso nel frattempo. Perfetto, c'ho anche gli shuriken, ma mi prendi in giro? Guarda che roba, posso anche teletrasportarmi leggermente da quello che ho capito. E aia, quanto pare sono rimasto fregato. Ciccio, rialzati. Ciccio, rialzati. No. Ah! Per fortuna che sono un cyborg, quindi in teoria... non penso che sopravviverò, ma poco mai. Prima che qualcuno si lamenti nei commenti, il gioco è in inglese sottotitolato in italiano. Non posso aumentare la dimensione dei sottotitoli e la musica la dovrò aggiungere probabilmente io. Me l'aveva attivato la Epic sul mio account alcuni giorni fa, me ne ero completamente dimenticato. E visto che abbiamo finito tante serie, volevo provarlo perché la critica lo ha acclamato tantissimo. Sembra che sia un gioco veramente divertente. Tranne quando lo giochi, perché ci muori ma poco tantissime volte. Perfetto, vediamo di affrontare un veloce tutorial in modo tale da padroneggiare al meglio i comandi. Che grafica che ha sto gioco, guarda che belle texture. Ah, sì, a quanto pare sono ancora vivo. Sì, signore, la sento. Vedo, dobbiamo farli fuori senza farci notare. E a zonde! Ah sì, ci sono tanti spargimenti di sangue, budella, liquidi corporei e via dicendo. Ok. Wow, siamo in una città del futuro molto utopica. Oh, aspetta, l'ho mancato. Ok, l'ho strittato. Senti, signore, che i comandi sono molto veloci. E porti pazienza. Ok, quindi mi ci posso avvicinare e premere shift per scattare attraverso. Ok, e oppalala. Ah, mi rallenta anche il tempo e mi permette di scattare leggermente. Maronne, quante volte che morirò in sto gioco. Oh, sembra che mi abbiano già scoperto. Ok, e... ok. Aspetta. Oh, ok, che devo fare? Tieni premuto shift mentre sei in aria per attivare il potenziamento sensoriale. Ora posso schivare e attaccare il nemico. Ok, arrivo buon uomo, porti pazienza. Ok, mi dia un attimo. Carino comunque sto gioco. Però subito ti buttano nel bel mezzo dell'azione. Ribadisco, sto mondo è completamente privo di senso. Allora, oh, abbiamo gente lì. Proviamo a passare da di qua. No, c'è gente anche di qua. Ok, vediamo se riesco a non morirci subito. Allora, ha detto che devo schivare i proiettili e poi cercare di raggiungere gli amici. Aspetta, ah, ce n'è più di uno. Aspetta, buongiorno. Aspetta, schivone e contrattaccone. A posto, aspetta. Aspetta un attimo, signore. E... no, mi sono bloccato male in aria. Ok. Aspetti, ora dobbiamo andare da quella parte. E... ho saltato malissimo. Ok, cerchiamo di non sbagliare stavolta. È tutta una questione di telecamera. Ribadisco che a livello grafico ho fatto davvero un ottimo lavoro. Ok, aspetta. Perfetto, qua mi posso abbassare. Ok. Signore, signore, non la sento più. Un uomo? Oh, aspetta che c'è un altro nemico. Buono, aspetta, schivone e attaccone, perfetto. Aspetta che c'è un altro signore anche laggiù. Aspetta, quando luccica di rosso, in teoria, vuol dire che sto per finire nella sua linea di tiro. Ok, non male. Ok, non si preoccupi, cerco di raggiungerla appena possibile. Va bene, ma porti pazienza. Sono un cyborg alle prime armi, aspetta. Aspetta. E... olè. Mamma mia, peraltro dove mi trovo? Perché sono chiaramente all'interno di tipo un gigantesco edificio e non ho ancora visto il cielo. Oh no.
Ok. Quindi dobbiamo per forza ucciderli tutti. Ok, per adesso non sono ancora morto. Quantomeno non in combattimento. Aspetta. Devo evitare di sbagliare i salti. Oh, sono nella M più totale. Aspetta, 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 aspetta. Scivolone e contrattaccone. Come ribelli. Ma poi la gente viene costretta a stare in casa. Hanno il COVID anche qua. Aspetta. Aspetta. Ok, schivone e olle. Aspetta ancora uno. Non farla. Non canalla l'ultimo lon. E. No, ma dai, ce l'avevo quasi fatta. Ah, se muori devi rifare tutto da capo. Oh, le, per la tua grandissima gioia. Comunque, mano a mano che andiamo avanti, dovremo anche riuscire a sbloccare dei potenziamenti che ci semplificheranno ma proprio un sacco la vita. Ottimo. Per adesso siamo ovviamente molto deboli. Allora, si dovrebbe essere aperta una porta da quest'altra parte. Olle, perfetto. Vorrei sapere dove diavolo siamo e quando diavolo siamo. Aspetta, allora premi il pulsantino, ottimo. Ah! Oh, mi sta venendo veramente un'ansia incredibile. Ok, livello completato. Sono morto solo 6 volte. Yay! Ok, devo dire che mi sta prendendo più di quanto mi sarei immaginato. Va bene, che diavolo è sto posto? Soffro di vertigini. È vita vera, sì, mi cacco tantissimo. Willa! Abbiamo anche un arpione in caso di necessità. Ma qua sono un cyborg, a quanto pare non credo anche di avere i danni da caduta. Oh, aspetta, 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 credo di aver capito. Perfetto, perfetto. Saltone, scivolone. Ah! Arrivo, buon uomo. Mi sono giocato il paio di mutande quelle buone. Non guardo neanche in basso perché mi sto caccando tantissimo. No, vabbè. Arrivo, arrivo, arrivo. Oh, più di tempo di gente. Ecco, mi sa che da qua comincerò a morirci un sacco di volte. Aspetta, ok. Porco cane, devo sempre cambiare direzione mentre sono in aria. Ok, no, mancava l'ultimo, dannazione. E ogni volta ti fa rifare l'intera sezione. Non è male fino adesso, eh. Devo dire che bisogna solo padroneggiare un po' meglio i comandi, perché è un gioco che ti punisce male se anche sbagli una sola azione. Aspetta, aspetta. Aspetta, ok. Ok, dobbiamo andare dall'altra parte. Mamma mia, mi sta salendo un'ansia davvero incredibile. Aspetta che non ci volo male di sotto. Olè, oh. Un attimo. Oh, aspetta, non mi ricordo che c'erano le guardie. Fermo, 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 fermo. Aspetta, dove ce n'è una? Ovviamente ce n'è anche un'altra. Porco cane, il tempismo è tutto questo cavolo di gioco. Allora, proviamo a fattare così. Schivone e contrattaccone. Aspetta. Oh, qua ho fatto la boiata, qua ho fatto la boiata. Aspetta. Mi sono salvato per pochissima. No. Ok, lo ammetto, ci sono morto già 2-3 volte su sta parte. È più difficile di quanto avessi immaginato. Aspetta, ok. Ora saltiamo di qui. No, ma dai! Una cosa è certa, sono stato costruito con materiali economici, altrimenti non avrei avuto tutti questi problemi. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma non è vero, sono una personcina tranquilla, giuro. Credo che questa sia la prigione, molto probabilmente. Perfetto. Signore, sono venuto a liberarla. Scusi se ci sono morto 80 volte. Che succede? Perché la mia mano è bloccata? Che sta accadendo? Buongiorno. Sono bloccato qui. Dannazione. Credo di aver fatto una boiata. Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Ma lei è un'intelligenza artificiale? Let's take a look. Inside. No, non sbirci il mio hard disk, per favore. No, non mi metta il cave tuo USB, per favore. Un po' mi è piaciuto, lo ammetto. Ok. Il cyber vuoto? Dove siamo? Sono finito su Matrix all'improvviso. Ok, ovvero? 74, to be precise. Mi sa che that will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here, but we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. I remember a fight. Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that. Even for someone like you. A ghost runner. Yes. Your bodyguards, peacekeepers, arbitrators, and anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara. Ah, è quella coi tentacoli che abbiamo visto all'inizio. As she calls herself now. 20 years ago she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I
died. Ah, è quel signore che è morto all'inizio. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Immagino. Are you an AI? You could say that. What is the tower then? Humanity's home. Beh, ma vivono tutti nella torre? Once housed a million. It had been under my care since its creation, almost a century ago. Oh. I served the people, kept them safe, maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower, ruining what I've built, bringing us back to the verge of extinction. Pertanto ci troviamo in un lontano futuro in cui probabilmente il pianeta è completamente invivibile e tutta l'umanità si è ritirata all'interno di una torre. Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. Ah, è per questo che lo vedo male? The prepares you were subjected to made you divergent. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that. Ok, mi devono riparare probabilmente. That would be the climbers. A group of rebels that tried to oppose Mara. Non gli è andata tanto bene, direi, però, eh. Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. Ok, sì, ma troppo parkour, buon uomo. È già tanto che non sono ancora volato di sotto. How did she manage to win? I was stabbed in the back. We both were, you and I. Who was she? Was? A dear friend. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now, is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. Ok, è abbastanza ovvio quindi che questa signora vada fermata in modo tale da poter riportare sulla retta via il destino dell'umanità. E dato che sono uno degli ultimi Ghost Runner, dovrò far tutto io. Mara, of course. To be able to do that, you'll have to relearn a few things and tweak your performance. But first, jump. Salto dove? Wow, wow! Quindi questo cyber vuoto è probabilmente una rappresentazione virtuale di quella che è effettivamente la torre nella vita vera. Ok, saltiamo di sotto, tanto siamo su Matrix. Ok, eccoci ritornati alla realtà e possiamo aprire i nostri moduli in modo tale da inserire nuovi potenziamenti. Questo è il pannello di calibrazione dei sottosistemi Ghost Runner. Qui puoi configurare abilità e parametri in modo che si adattino meglio alle tue esigenze. Il PCS ha diversi slot che possono essere occupati dai moduli di potenziamento. Ogni modulo potenziamento che viene applicato sul pannello conferisce di bonus ad una caratteristica oppure potenzia un'abilità. Ho la vaga impressione che dovremmo fare tipo Tetris ed inserire i vari pezzettini all'interno di queste aree libere. Buona parte per adesso sono bloccate, quindi più avanti probabilmente troveremo un modo per sbloccare qualche altra zona. Allora, vediamo un po' se abbiamo qualcosa di utile. Scatto carica aggiuntiva. Possiamo scattare due volte? Penso che potrebbe tornarci davvero molto utile. Lo mettiamo direttamente qua. Abbiamo già occupato quasi tutto. Possiamo mettere un rilevatore. Gli oggetti collezionabili sono segnati sui radar. Se no abbiamo il contorno tattico. Il contorno dei nemici viene evidenziato per una migliore visibilità. Aia, il problema è che non ho spazio per mettere un quadrato. Tuttavia, se afferro questo, lo ruoto così, potete vedere che adesso abbiamo tutto lo spazio di cui avevamo bisogno. Ottimo, abbiamo inserito i potenziamenti adesso. Come usciamo da qui? Ah, dobbiamo fare così. Grazie, lei è una persona molto gentile. Beh, dove devo andare? Ok, per un secondo mi è preso il panico. Ok, e... ok, ora mi aspetterà sicuramente la classica parte di parkour, in modo tale da padroneggiare un attimino meglio le mie abilità di movimento. Quindi abbiamo fatto prima il combattimento e adesso il parkour. Our goal lies far above, at the core of Dharma City. This means we'll need to get out of the base district. Quindi ci sono comunque i ribelli che stanno combattendo contro il governo. Aspetta. Sì, ma troppa ansia, ragazzuoli. Ok, siamo andati in direzione corretta per adesso. How can you assist me? In combat, I'm afraid I can't. Cyber Void Remnant is the only medium
I can interact with. I will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from that, just think of me as a voice in your head, one that you should listen to if you want to stay alive. Ok, quindi seguiamo i consigli della vocina nella testa. Cosa potrebbe mai andare storto? So che ci sono dei collezionabili in giro, ma non mi soffermerò più di tanto. Vorrei cercare di arrivare quantomeno, non dico alla fine del gioco perché vedremo poi se farci una serie, ma quantomeno alla fine del livello. Allora, qui dobbiamo scendere di sotto. Sì, non ho danni da caduta. Uila, sto posto non ha minimamente senso. This is Zoe Avila of the Climbers Rebellion. If there's anybody alive out there, please respond. You said they were dead. They are. Except for her, it seems. No one will answer this broadcast. Trust me, I keep track of any potential assets. And a single, desperate survivor is no asset. Beh, io sono l'unico sopravvissuto, a quanto pare, deve fare affidamento su di me. Allora, dobbiamo arrivare da quella parte. Oh no, tranquilli, ce la farò sicuramente al primo colpo. Aspetta, aspetta, aspetta. E poi così, così e olè. Il guard is patrolling the area. They may have located the mainframe. Can they use it? No, but they can destroy it, like they did to most of the Cyberboid hardware. Ok, ok, e olè. Mamma mia ragazzi, la libertà di movimento è qualcosa di incredibile. Ma possiamo rispondere alla signorina, scusate? This is Ghost Runner. The Ghost Runner? Jack, you're awake! Yes. How? We've been rebuilding you for months. We tried everything we could to wake you up, but you never would. It wasn't up to me. Allora, abbiamo un problema. A quanto pare quel signore là davanti ha lo scudo e anche quelli là in fondo. Ed è generato da quel robot lassù. Ok, ce la possiamo fare. Devo ovviamente evitare i colpi e arrivare nel frattempo lassù. Perfetto, aspetta un secondo. Schivone e contrattaccone. Ok, questo ho fatto fuori. Ora devo arrivare di là. Quindi uno, due e... Oh, aspetta un secondo. C'è più gente del previsto. C'è più gente del previsto. E ok, aspetta. Ok, ottimo. Aspetta, solo il tipo sotto, che era dall'altra parte! Credevo fosse sotto di me, dannazione! Ok, tentativo numero due, non farti fregare di nuovo! Oh! Una volta tanto che me lo aspettavo di là, questa volta era di qua. Ok, premi il pulsante. Oh! Ora, oh oh! Possiamo andare dall'altra parte, ma c'è un sacco di gente. Quel signore laggiù però non ha lo scudo. E a quanto pare il robot si trova in cima. Aspetta, aspetta, aspetta. Che... Non ho saltato bene! Ok, tentativo numero due. Vediamo di non cannarla anche stavolta. Perfetto. Ok, aspetta. Oh, dobbiamo arrivare là sopra, quindi. Allora, vai di parkour. Parkour, parkour, parkour. Ok, ok, aspetta. Ok, ora vediamo di non farci fregare. Ok, il primo l'abbiamo triturato. Dove sono i tizi? Ah, sono là sotto. Ok, ok, aspetta. Ok, è difficile capire dove sono quei bastardi. We might have had a chance. What are you going to do? The fifth is still crawling with keys. Keys? Oh, the Keymaster Guard. Bandits and thugs that Mara armed and sent against us. I'm going after her. After? Oh, the Keymaster? Alone? That's insane. But if anyone can do it, it's definitely you. Quindi da quello che ho capito, sta tizia ci conosce. Oh, porco cane, è pieno zeppo di gente. Allora, dobbiamo disattivargli lo scudo. Aspetta un secondo. Questo l'abbiamo tritato. Oh, hanno più scudi. Ok, aspetta. Questo è distrutto. Schivone. Ok, fatto fuori. Schivone. Ok. Ok. Ho sempre paura di arrivare corto. You're gonna need someone to guide you and keep an eye out for threats. What do you say? Want my help? Yes. Good. I need to move to a safer location and hook up to the network. I'll contact you once I scrounge up some gear. Zoe out. Perfetto, quindi abbiamo una nuova alleata. Probabilmente una volta io ero un essere umano che è stato impiantato nella mente cibernetica di un Ghost Runner. Possiamo andare tranquillamente lassù e olè, a posto. Mamma mia ragazzi, un gioco anche troppo veloce. Non mi lamenterò mai più di Doom. Mi danno due percorsi, che vuol dire che ci saranno un sacco di nemici. Sono già pronto a morirci una marea di volte. Aspetta, aspetta. Oh, hanno lo scudo. E vabbè,
devo capire dove cavolo si trovi il drone. Allora, questa volta proviamo a passare da sotto, che magari siamo fortunati. No, non sono decisamente fortunato. Aspetta. Ok, l'ho trovato. Ok, distrutto. Ora devo capire dove sono i bastardoni. E vabbè, erano doppi. Ah, li ho fatti fuori entrambi. Ok, per un secondo mi sono fatto prendere dal panico. So che ho un radar in alto, ma non è che mi serve più di tanto. Allora, quelli hanno uno scudo dedicato. Ok, credo di averlo individuato, ma non è facile da raggiungere. Allora, aspetta un secondo. Vai, ok, ora devo evitare di farmi fregare. No, da dove mi hanno preso? Madannazione. Ok, cerchiamo di essere più rapidi stavolta perché sono ben in tre. Ok, aspetta. Ok, vediamo di schivare tutti i proiettili tritato. Aspetta, finché continuo a fare sto giochino. In teoria, dai. E che allora si allontana, dicevo, in teoria dovrei essere a posto. Ok, tattica differente. Questa volta proviamo ad attaccare prima il furbacchione che tende a farmi fuori più facilmente del suo collega. Oh. Patata, ciccio, patata. Barely. I'd been waiting for them to properly rebuild you, but Mara cut their time short. Why didn't you contact them? The climbers? To what purpose? The poor souls never stood a chance against Mara. Ok, non è finita. Dobbiamo andare lassù, quindi devo fare così. Poi aspetta, girare di lato e appendermi di là. Perché c'è un blocco di metallo rovente proprio lì? Ma vabbè, dettagli. Ci possiamo appendere lassù, quindi vado da questa parte. Olè, olè. Ok, quanto è alta peraltro sta torre? Allora, ci possiamo appendere lassù, quindi facciamo una wall run veloce. Veloce, 1 e 2. Fin qua tutto bene. E stessa cosa, presumo, anche da questa parte. Ok. E ottimo. E voilà. Che spettacolo. Oh, beh, certo, perché la corrente elettrica si muove in questo modo, ovviamente. Quindi, oddio, devo calcolare quando saltare da una parte a quell'altra. Perché hanno fatto un gioco in cui muori all'istante? Allora, io ci provo, ma non faccio. Aspetta, promesse, no, vabbè. Questa la dovrò rifare 8 milioni di volte. Ah, e se muori, guardate un po' che spettacolo, devi rifarti tutta la scalata da capo. Ragazzi, ma hai mai sentito parlare dei checkpoint? No, Ok, proviamo una tattica differente. Salta adesso. Ok, aspetta. E non so come, ma ce l'ho fatta. Non ci ho capito granché, ma vabbè, dettagli. Ora abbiamo correnti elettriche e anche materiali roventi. Ci provo, ma non faccio promesse. Oh, maronne. Sono stato non fortunato di più. Oh, porco cane. Aspetta un secondo, allora aspettiamo che arrivi la scarica elettrica. Poi salto un pochettino più avanti. Ok, aspetta. E ora dove vado? Aspetta. Troppa ansitudine, decisamente troppa ansitudine. Oh, ora ci sono anche delle barriere in laser. Non ci facciamo mancare nulla noi effettivamente. Quindi possiamo passare tipo adesso. Poi devo saltare, andare di lato. Ok, e poi più sopra. Ancora più in alto, buongiorno. Ah, sembra di sì. Ok, questo è fattibile. Continua a seguire la corrente elettrica. E olè. Poi olè. Santo cielo, quanto ancora? No, aspetta, sale direttamente qua. Dovremmo essere arrivati? Sembra proprio di... No, per fortuna che mi hanno dato questo cavolo di rampino, altrimenti ci sarei morto. Già parecchio. Wow, buongiorno signore, aspetta! Non mi ricordo che c'era quell'altro tizio! Boni! È un po' che non combatto! Aspetti, buon uomo, sia paziente! No, mi correggo, a giudicare dal radar in alto ci aspettano un bel... Oh, aspetta, di nemici, aspetta. Ok, aspetta, c'è ancora qualcuno, non so dove sia. Credo sia qua dietro. Dai, era dietro la colonna, porco cane. Aspetta che stavolta non mi faccio fregare, ma proprio per niente. E ce n'è uno qua di lato, aspetta. Ok, aspetta. Oh, tritato. Non so come, ma l'ho tritato. Cos'è che devo fare? Scusi, buon uomo. Mi sto per collegare di nuovo Matrix. Dimmi che mi dà qualche nuovo potere faigo. E no, siamo di nuovo in Matrix. E che cocchio. This place is where we'll find the means to fight our enemy. What do I do? It's in your instincts to navigate the cyber void. In most cases, you'll just have to focus on finding the right direction. Allora, credo di aver capito. Ogni volta che vado su uno di questi pulsanti, attivo la forma corrispondente. E se posizionata nel punto giusto, potete vedere che si illumina di un colore diverso. Ok, vediamo un po' se ho fatto tutto giusto. Perfetto. Ora basta che vado da questa parte. Ed in teoria dovrei aver completato il puzzle. Oh, mamma mia. E tutto questo per aprire un passaggio sottostante. Aspetta che non mi ci ammazzo.
Sì, sì, in effetti possiamo scendere da questa parte. Wow, dove diavolo siamo finiti stavolta? Buongiorno. Sometimes you will need to close in and attack simultaneously. Let me give you something to aim at. Focus. Visualize yourself in space. Be the motion. Get them all in a single strike. In un unico colpo? Vediamo un po'. E poi clicco. Oh! Ok, non vedo l'ora di provarlo nella realtà. Questi sono nemici finti, quindi non mi attaccano. Take a breath. Picture your destination. Tuttavia, non mi attiva il potere, che vuol dire che devono essere tutti allineati di fronte a me. Ok, e direttamente anche visibili. The enemies won't line up for you. Adapt to their movements. Ok, aspetta. Ok, e ora! No, dannazione. Aspetta un attimo, allora vediamo di allinearli per benino. Olè, perfetto. Ok, bisogna padroneggiarlo bene il suo potere, perché non è facile da usare. Se anche il nemico è spostato di mezzo millimetro, non ti si attiverà. Ok, rallentiamo il tempo. Sta arrivando il proiettile. Sì, ma davvero devo avere un tempismo della Madonna, ragazzuoli, qua. Mamma mia, cioè, siamo ai primi livelli e già sto soffrendo profondamente. Ed eccoci usciti da Matrix finalmente. I'll just leave. No. We've worked hard to reconnect this node to the network. If they destroy it, we'll be affected. We? Let me put it another way. I cannot exist without Cybervoid, and you cannot exist without me. Fine. Buono ragazzuoli, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Adesso vedremo casomai se fare la serie, perché non è un gioco lunghissimo, in 6 episodi probabilmente lo finiremo. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, siamo proprio all'inizio, quindi dovremmo ancora potenziarci, sbloccare abilità, magari qualche altra arma, vi dicendo. Lasciate un bel mi piace della serie e noi ci vedremo eventualmente in un prossimo episodio. Ciao ciao!